La Procura di Rieti apre un'inchiesta dopo le dichiarazioni shock del sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, che ha denunciato la scandalosa assudire gestione degli SMS solidali della Protezione Civile Nazionale. Parliamo di oltre 33 milioni di euro. Nulla è mai arrivato nelle casse del comune colpito dal sisma e neanche ad Accumuli o Arquata del Tronto. Per il sindaco i soldi sono stati destinati ad altro e non a emergenze legate strettamente al sisma. Che decidono di non dare niente né a Amatrice né a Accumuli, facendo delle scelte totalmente diverse. Nelle Marche avevano ipotizzato all'inizio di fare anche una pista ciclabile a Civitanova e capisci che qualche cosa che non funziona c'è. Che voglio dire? Sbaglio perché non viene rispettata la volontà popolare. Due, secondo sbaglio, noi creiamo un sistema dove nessuno crede più a niente. Questo è devastante, perché significa il messaggio che passa nell'opinione pubblica: non è vero più niente. E quando non è vero più niente, si mettono in gioco sia le brave persone che le cattive persone. E questo è stato fatto solo ed esclusivamente per la civiltà dei clientes che le dicevo prima. La Protezione Civile Nazionale ha replicato dicendo che nessun soldo è sparito, ma che i fondi sono andati a quei comuni che hanno presentato dei progetti, 18 per l'esattezza i progetti presentati. Ma come dicevamo, la Procura di Rieti apre un'inchiesta, anche se è probabile che il fascicolo finisca pure nella Procura della Capitale. La suddivisione dei fondi in questo caso è stata dunque decisa da una cabina di coordinamento, di cui fanno parte il commissario straordinario e le 4 regioni interessate, che hanno raccolto le istanze dei territori, ma da Amatrice nulla. Ma devono chiedere scusa agli italiani. Hanno deciso una commissione di saggi, che tanti saggi non sono, ma secondo me devono chiedere scusa a tutti quanti gli italiani, a quelle persone che mi hanno incontrato, che ho comunque ringraziato, perché quei 2 euro non erano indirizzati lì. Questo è stato ed è un grave errore.